Eccoci qua, siamo dopo un corso dal vivo di 2 giorni con Andrea, quindi non studente anonimo, cioè anonimo nel volto ma non nel nome. Quindi dopo appunto un corso dal vivo di 2 giorni, quindi ci racconterà adesso un po' Andrea come è andato questo corso. Siamo a giugno 2022, quindi questo video uscirà fra circa 2-5 anni, forse, chi lo Come? sa, considerando il ritmo delle altre videotestimonianze, quindi niente, racconta un po' com'è andata, quello ti pare appunto. Insomma, il mio punto di partenza era comunque che comunque sì, uscivo già a fare qualcosina, facevo già qualche approccio, così, avendo seguito un corso, si può dire, sì, con altre esperienze da Note noti, accademie. note accademie che iniziano con lettere dell'alfabeto, che tipo la quindicesima, sedicesima, finiscono con la dodicesima. Chi ha capito, per gli altri vado a guardare l'alfabeto per capire. E niente, il punto, avevo fatto altri corsi, comunque sia, qualcosina avevo approcciato già, iniziavo, solo che nei mesi successivi non ho tenuto la cosiddetta costanza, che è importante, che bisogna tenere tutti quanti, i ragazzi, perché se fate soltanto una settimana, poi vi fermate, poi ricominciate dopo 3 settimane, fate così a intermittenza, non serve a niente, cioè ogni volta ripartite da zero senza ottenere risultati, vi risale l'ansia d'approccio, perdete le abilità di conversazione, che magari qualcosina se avevate sviluppato, tornate a zero. E a me era successo comunque che magari mi avevo un sacco di ansia d'approccio nonostante comunque andassi ad approcciare. L'ansia d'approccio devo dire che si è abbassata molto durante il primo giorno. Con Luca comunque c'è stato fatto il lavoro dell'emozione, che è un lavoro molto particolare, che lo consiglio a tutti quanti di fare. E questa cosa qui comunque mi ha abbassato notevolmente l'ansia, nonostante ce n'è ancora, ma nonostante tutto comunque, cioè, mi sono sentito molto molto più leggero. Sento che è possibile comunque fare qualcosa, andare avanti, si può ottenere qualcosa. In particolare io, nonostante comunque ho avuto diverse difficoltà anche a livello di conversazione, a livello di ansia, alla fin fine, come risultato, bene o male, in 2 giorni sono riuscito a fare due appuntamenti istantanei, stand date per chi conosce il termine. Sarebbero degli appuntamenti in cui ti vai a prendere un caffè con una ragazza che ho conosciuta per strada, quindi sì, è possibile per tutti e posso assicurare che questa cosa, cioè, è successa soltanto con Luca, perché precedentemente in 2 settimane di corso ne ottenni solo un appuntamento istantaneo Come fa specificare che stai parlando di altri? In cui fu lei addirittura a invitarmi, non si, così per caso, ho preso prima il numero, poi mi aveva invitato questa a prendere un caffè, tutti i casini, location sbagliate, andato a caso, vabbè, lasciamo perdere. Invece con Luca in 2 giorni 2 appuntamenti istantanei, cioè questa è una considerazione, cioè comunque è il risultato, cioè non dico che sia notevole, però per gli standard comuni sì. Cioè, per me lo è stato abbastanza, non posso ritenere soddisfatto di questa esperienza di cose. Comunque Luca mi ha sempre corretto ogni cosa, facendomi notare che cosa comunque sbagliavo, magari non lo so, comunque non sono sorridi, quelle cose lì, altri dettagli di come, non so, comportarmi, cosa sbagliavo. Niente, poi non mi hanno pagato per fare queste cose qui, quindi io che diffidavo anche delle videotestimonianze magari che ci fossero in giro, però no, potete fidarvi, comprate il videocorso, studiate, formatevi, vi faccio un pubblicità adesso, Grazie. iscrivetevi al corso dal vivo, No, sì, va bene così, va bene così. va bene così. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto 9 ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp gratis a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link qui sotto in descrizione.